inizia la seconda giornata di questa entusiasmante Vinitaly e facciamo gli onori di casa, quindi partiamo dalla Valpolicella. Sono in una delle aziende più significative che fa parte del gruppo delle famiglie storiche, Tenute Sant'Antonio, famiglia Castagnedi, un raro esempio di quattro fratelli che vanno d'accordo e lavorano insieme. E sono qui con uno dei quattro, direi guardandolo è un po' come me un uomo di peso, Tiziano. Ciao Tiziano. Ciao, ciao, come andiamo? Decisamente bene, qui vedo tutti sorridenti, per cui penso che la prima giornata sia andata bene. Allora, brevemente faccio un focus iniziale dell'azienda, io qualcosa l'ho già detto, tenendo presente di non dire tutto perché abbiamo anche un secondo video. Ma noi siamo nella cosiddetta Valpolicella orientale, cioè quella che va verso est, in una delle colline che la caratterizzano, a 350 metri di quota, grosso modo, tra i comuni di San Martino, Bole al Mergo, Lavagno e Mezzane. Ecco, siete anche un'azienda di altissima qualità ma anche dimensioni, perché voi fate un discreto numero di bottiglie e diciamo occupate non solo i vini Valpolicella ma anche tipologie importanti dei vini veneti. Assolutamente sì, ci troviamo sul confine tra il Soave da una parte e la Valpolicella dall'altra. Nella nostra area l'Unghia di collina fa confine e di conseguenza in quota troviamo i vini rossi e in fondo valle il Soave. Tra l'altro devo dire che quando sono venuto a vedere la vostra azienda 4 mesi fa, oltre che apprezzarla eccetera, siete un raro esempio di corretta gestione familiare, perché non solo siete quattro fratelli che vanno d'accordo, ma riuscite a far d'accordo anche tutte le mogli, cioè meglio dei Beatles. Sì, effettivamente l'abbiamo coinvolte, anche perché solo così credo che in qualche modo vivendoci insieme a noi capiscono le problematiche in maniera diversa. Tra l'altro, chi passasse a trovarvi, vi invito prima di entrare a guardare quel bellissimo quadro che state facendo. Avete un artista che sta facendo un quadro in cui siete presenti agli angoli voi quattro fratelli, all'interno c'è una stupenda madre terra che è una delle nipoti. Esattamente, quest'anno abbiamo invitato questo artista per mettere su tela ciò che lui ha visto in Tenuta Sant'Antonio e a quanto pare ha voluto esprimere appunto questo tarocco che rappresenta l'aria, l'acqua, la terra, il sole, mettendo al centro madre natura che sta appunto nella totalità della nostra essere. Adesso ti blocco perché stiamo andando lunghi, anche perché ti ho detto parliamo di un vino intanto per iniziare e ti sei giocato subito l'asse di briscola, perché abbiamo qui un Amarone, dici in particolare qual è e di che annate ho già sbirciato tanta roba. Questo è un Amarone riserva, su 27 annate ne abbiamo fatte soltanto 4, l'Ilium Est dal latino è il fiore che Sant'Antonio porta con sé nelle varie rappresentazioni. 5 tipologie di uve, Corvino, Corvinone, Rondinella, Croatina e Oseleta. E con l'aggiunta che per me è disciplinare, ma in cui siete un po' originali, perché non tutti la mettono l'Amarone, la Croatina. Vitigno che trova la sua massima espansione nella terra che io adoro e di cui sono un po' uno dei narratori, l'Otro Papavese. Certo, io la Croatina la voglio definire come giocatore di rugby che riesce a prendere la palla e la porta a meta, ossia carica la massa di freschezza, di acidità, per dare la possibilità a tutta questa massa di portare e di vivere nel tempo 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni. Me la posso vendere oggi pomeriggio quando faccio i video in Lombardia? Questa cosa del giocatore di rugby portamassa straordinaria. Allora direi chiudiamo brindando, già dal colore lo vedo straordinario. Dimmi in 10 secondi i 3 motivi per cui non deve comprarselo. Intanto perché è unico, è tenuto a Sant'Antonio, per cui è un regalo che assolutamente sarà gradito, e perché risponde appieno a tutte quelle che sono le nostre esigenze da pretenziosi enologi. Quindi a noi, al Vinitaly, a tutte le persone che vengono qua, sperando che vada bene come la prima giornata. Alla salute. Salute.